Noi avevamo la Fiat attorno alla quale c'era tutto l'indotto e la Fiat in Italia produceva da 1,4 milioni a 2 milioni di pezzi all'anno. Attorno a questi volumi c'era un indotto in cui lavoravamo tutti e siamo vissuti discretamente bene, diciamolo così, no? Perché abbiamo perso queste produzioni? Cosa, chiedo umilmente scusa, cosa dobbiamo fare per convincere la Fiat o qualcun altro a produrre, come fanno in Spagna, 2 milioni di pezzi? Perché la Spagna quest'anno ha prodotto 2 milioni e 400 mila pezzi. La Spagna è in deficit con l'estero in questo momento, mentre l'Italia è in surplus. No, ma lei Scusate, ma non qui girano delle risponde. storie assolutamente da fantascienza. Allora, sono La in Spagna grado di ci viene portata rispondere. come esempio. La Spagna in questo momento sta accumulando debiti con l'estero. Questo è Quindi il non nostro è esempio l'esempio da considerare. Assolutamente, perché si sta preparando una nuova crisi, accumulando debiti con l'estero e ce la vendono come esempio di successo. Quello lì non è un esempio di successo. Noi, grazie alla nostra recessione, abbiamo i conti con l'estero in attivo. Sì, però abbiamo la gente a casa. Infatti, grazie alla recessione. Quindi, sia l'uno che l'altro sono due esempi che non funzionano. Non funziona l'Italia e non funziona la Spagna. Il problema è a livello europeo. E noi abbiamo, in questo momento, stiamo nominando un nuovo governo europeo, che è la Commissione, Juncker, che non è una cosa campata là per aria. È quello che deciderà se il vostro posto di lavoro ci sarà ancora, se ci sarà loro, se ci sarà il mio. La Commissione europea, perché alla fine Renzi, Monti, Pinco Pallino, Berlusconi prima, Allora, professor Rinaldi, posso già dire Letta, una gli ordini cosa? li prendono da Bruxelles. No, Questo Ecco, è il li hanno conto. presi gli Questa ultimi, cosa non no? è No, li che abbiamo conforti Il Fiscal Compact l'ha tantissimo. firmato Berlusconi, non l'ho firmato io. Ma Il Fiscal Compact scusi, l'ha firmato Berlusconi, no, non l'ho firmato no, io. perché Lei ha senta, ancora lei un cosa può problema. saperne? Lo Lo so so, io. lo so io, Ma lo so che... io, perché c'è un'informazione No, pubblica. no. Lega i giornali. Scusi, io ero al Allora. governo e quando Questo è Berlusconi... il problema. No, il problema, scusi, lei sia, primo sia più educato, secondo lei Io non è sono educatissimo, l'oracolo, se lei non è un oracolo mi deve spiegare come mai nel 2010, governo Berlusconi, noi avevamo 1,5 punti di crescita, nel 2011 siamo cresciuti e nel 2012 via Berlusconi... 2008 al 2011 abbiamo perso 5 punti di PIL e poi ne abbiamo persi altri 5 dal 2008 ad oggi. Sì, Quindi non è che ci sia tutta questa soltanto differenza. che, scusi, lei sia tranquillo un attimo e ascolti. Nel 2009 c'è stato il picco della crisi, tutto il mondo nel 2009 ha perso dal 5 al 6% di No, noi abbiamo PIL. perso più di tutti gli altri. Scusi, lei vuole ascoltare? Allora, i conti della crisi sono questi, che gli Stati Uniti con la Se politica vogliono una roba del espansiva genere, oggi ma sono a noi più non è che 6. L'area possiamo dell'euro è toccare sotto insieme, zero, cioè, solo la Germania possiamo anche leggermente di andarci. più. Andiamo a Eh, noi prendere un caffè e parlare. abbiamo perso 8,5 punti, ma di questi 8,5 punti, quasi 5 li abbiamo persi con le manovre di Monti, di Letta e di Renzi. Soltanto che il governo Berlusconi nel 2009 aveva avuto il picco della crisi mondiale che prende 6 punti. E noi oggi siamo... L'Italia ha avuto dei risultati Scusi, peggiori. Non scusi. diciamo latifarsi. Ma Allora, no, farsi lo dice dunque, lei e va a casa interrompo, sua. la interrompo, già che E io i la risultati interrompo. sono che oggi rispetto al 2011, cioè quando siamo andati a casa noi, abbiamo più disoccupazione, più debito pubblico di 200 miliardi. Chiaro? Abbiamo E perché aumentato questo? E perché? la pressione fiscale. Giacchino. Perché nel 2011, ho chiuso, guardi, poi Ecco. posso anche non più parlare. Perché nel 2011 gente come lei, come il Presidente della Repubblica e come altri, quando hanno detto a Berlusconi facciamo venire Monti perché è l'unico che è in grado di convincere l'Europa, abbiamo accettato con le nostre mani la politica Ma il dell'austerity Fiscal europea. Compact l'aveva già firmato No, Berlusconi! no, Allora, erano le no, condizioni. no, 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 Se allora diciamo però male non si può scusate, parlare. no, 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 male no, non no, non ci sono. siamo.